Il Polo Liceale Saffa Roseto degli Abruzzi ha premiato gli studenti e le studentesse che hanno partecipato alla quarta edizione del concorso provinciale Riflessi d'Autore. Questo evento, curato e ideato dalle professoresse Paola Di Filippo, Giorgia Settepanelli e Anna Silenzi, è diventato un appuntamento imperdibile per le scuole della provincia di Teramo. Questo concorso è alla quarta edizione, un concorso letterario, un premio di arti visive, racconto breve, poesia, e quest'anno abbiamo inserito una sezione in lingua latina, ma è un certamen che in Italia non esiste. Siamo noi per primi che rispolveriamo il certamen effettiano. La sua ultima edizione è stata nel 1978, per intenderci quello che Pascoli aveva vinto tante volte. E quindi noi quest'anno abbiamo inserito questa sezione proprio per gli studi umanistici, perché ci teniamo, perché questo concorso nasce proprio per rilanciare gli studi umanistici e l'affezione per la lingua latina e per la lingua italiana. L'intento principale è stato quello di stimolare nelle giovani generazioni una visione critica e intelligente della realtà, incentivando l'apprezzamento del potere della parola e la capacità di pensare in modo originale, sfidando il pensiero omologato. Intanto voglio ringraziare la scuola Saffo e le professoresse che si spendono ogni anno per un premio così importante. I ragazzi anche quest'anno hanno mostrato una partecipazione intensa, una grande capacità di scrittura, di creatività e hanno riflettuto in modo profondissimo su un tema importante per l'alfabetizzazione emotiva e per la dimensione spirituale che la scuola deve promuovere insieme a quella cognitiva e a tutti gli altri aspetti dell'apprendimento, cioè l'anima. Un contributo fondamentale arrivato dall'Università di Chieti con la collaborazione dei professori Ilaria Filograsso, Pierluigi Ortolano e Andrea Lobardinilo, che hanno messo a disposizione le loro competenze e professionalità per il successo del progetto. Un concorso molto importante perché dà la possibilità ai ragazzi di poter parlare di un tema, cioè quello dell'anima, e di svilupparlo sia attraverso la poesia sia attraverso il racconto. Ed è una grande possibilità che la scuola e l'università d'Annunzio in particolare danno loro per mettersi in luce, per dimostrare che i ragazzi di oggi sanno scrivere, sanno comunicare e hanno qualcosa da dire, che è davvero qualcosa di importante.